Allora, niente, noi siamo qui per manifestare questo taglio lineare che ci è avvenuto qua a Livorno, dove facciamo presente alla cittadinanza che un giorno su quattro il nucleo sommozzatori a Livorno non ci sarà. Sicché io lo dico qua ai cittadini, fate bene i conti, una volta ogni quattro giorni, quando fate il bagno, state attenti, portatevi dietro la roba perché devono venire da Firenze. Quindi noi siamo qui a far presente ai cittadini questa... Siamo a far presente ai cittadini questo taglio che è avvenuto nella città di Livorno e per tutta la costa che è interessata. E quindi niente, questo è, Livorno è stata interessata da un taglio sia per quanto riguarda il personale del nucleo sommozzatori qua che passa da 28 a 14 unità, sia per quanto riguarda il nucleo del distaccamento portuale che passa da 52 a 28 unità, quindi un taglio circa di 30 unità per il distaccamento porto di Livorno che fa il soccorso sia per l'antincendio che per il recupero e il salvataggio, come in questo caso, del nucleo sommozzatore. Questo è quello che è avvenuto a livello, diciamo, centrale governativo. È un vero e proprio taglio lineare, perché è un taglio che hanno subito un po' in tanti nuclei sommozzatori in tutta Italia, però diciamo che a Livorno, vista la specificità che c'è in una città portuale come è Livorno, è una città dove c'è anche una tradizione, diciamo, di mare, è un taglio abbastanza pesante. È il secondo porto in Italia come traffici passeggeri e ha subito un taglio lineare.